Buongiorno a tutti, io sono Massimo Grandi, sono l'amministratore delegato di Recordati Italia e poi ho la responsabilità per il Sud Europa, quindi i paesi dove si va in vacanza volentieri d'estate, Spagna, Portogallo e Grecia. Allora, intanto grazie all'organizzazione, al dottor Casati e al Ministero. Il tema delle aziende, oggi va molto di moda parlare di digitale, no? Anzi, sapete che poi il mio mestiere, quello dell'amministratore delegato, è un po' come quello dei calciatori, degli allenatori di calcio, no? Si va per panettone, e oggi quando ti dicono sei interessato e vuoi sviluppare il digitale, se dici di no, non arrivi al prossimo panettone. Quindi uno per definizione deve dire che è interessato, no? Però alla fine la scelta per chi è a capo di un'azienda sul digitale è di dove mettere l'euro, l'investimento, no? Perché poi le risorse sono limitate per la pubblica amministrazione, ma oggi anche per le aziende. Io sono un'azienda dove c'ho dentro un fondo di private equity, quindi vi potete immaginare i concetti delle risorse sono fortemente focalizzati. Il mio pensiero è questo: le aziende sono fatte di tre cose, di prodotti, di strumenti e processi, no? Essenzialmente, e di persone. Quindi chi ha la responsabilità di un'azienda deve decidere in maniera chiara dove mettere l'investimento. Tutte le volte che partecipo a convegni di questo tipo si parla tantissimo di strumenti. Io penso, almeno guardando anche questa azienda, anche quella dove sono stato per 13 anni prima, che la cosa più corretta oggi sia, se uno vuol fare un percorso strutturato e vero nel digitale, almeno all'inizio, di investire sulle persone e basta. E forse vi faccio vedere la prima slide, perché alla fine gli strumenti, come sapete, sono alla fine della fiera commodity, eh? Ma il tema vero, almeno guardandolo nell'azienda, quando entri, io ho, diciamo, nel Sud Europa circa 1 migliaio di dipendenti, la vera sfida è le persone. Ve l'ho scritto là, la trasformazione digitale richiede cambiamenti del modo di pensare che vanno al di là dei silo organizzativi. Io mi ricordo in questa prima riunione dove tutti si aspettavano l'iPad, questa prima riunione focalizzata sulla digitalizzazione dei Recordati, invece sono rimasti delusi perché abbiamo regalato questo libro. Perché il tema nelle organizzazioni, vero, è io non posso digitalizzare, io sono arrivato nel 2022, nel 2023 1.000 persone, o spingerle a investire in strumenti digitali, no? Quindi la prima cosa da fare è chiedersi, come in famiglia, no? Tutti magari, chi c'ha i figli, ce n'è uno più digitale, uno che non gliene frega niente, fare una mappatura nella tua organizzazione, se c'è una sporca dozzina, questo abbiamo fatto, di persone in Italia o in Europa a cui piace questo mondo del digitale, no? E questo è stato il primo investimento che abbiamo fatto. L'altro grande nelle aziende, perché ai convegni si parla di strumenti, intelligenza artificiale, cose bellissime, il mondo ideale del mulino bianco, ma le persone, quando entri in azienda e gli parli di digitale, pensano ai figli che hanno a casa, al posto di lavoro che perderanno. Questo è il tema, eh? Questo è il tema vero, perché tutti noi siamo fighissimi quando parliamo di cose da mondo del mulino bianco, però tutti noi siamo molto attaccati al nostro posto di lavoro. Io ho fatto l'informatore per tanto tempo, quando gli parli di iPad, digitale, CRM, multicanalità, il primo pensiero non è funziona, non funziona, il vantaggio per il paziente è domani mi mandano a casa. Quindi, per essere molto pratici, quest'anno in un'azienda di media dimensione come Recordati, lo vedete nella nota, abbiamo investito 1 milione di euro quest'anno 2023 in training del digitale, per fare capire alle persone cosa significa e che forse non sempre significa perdere il posto di lavoro. E l'ultimo argomento, che è benedetto per me, è che il digitale dà una grande opportunità alle aziende come la mia, che per come vedo io il business sono troppo centralizzate e poco vicine al cliente, no? E quindi devono fare un processo di accelerazione. Oggi io ho un ufficio bellissimo a Milano e con i miei, alcuni sono qua rappresentati, si pensa di prendere le decisioni di cosa fare all'ospedale Cervello di Palermo o in un'ASL qua a Latina da Milano.
quello che abbiamo cercato di fare e che invito come riflessione a fare è che il digitale dà una grande opportunità. Dividere la Recordati, come abbiamo provato a fare, in 20 P&L diciamo autonomi, dove ognuno a casa sua, l'area manager, diventa sempre più un imprenditore della sua zona, e non con l'ambizione nel 2023 di fare il progetto della piattaforma più bella di Recordati per la telemedicina, ma di entrare all'ospedale Cervello o di entrare a Latina o di entrare qua al Policlinico Umberto I a Roma e co-creare, co-identificare problemi dove il digitale, una volta con un patient support program, una volta con una piattaforma digitale, può dare delle risposte. Quindi il tema, penso finalmente di muovere questo benedetto baricentro, no, dagli uffici, dal famoso headquarter delle aziende che hanno la pretesa di dare soluzioni anche digitali, perché a me le soluzioni, le partnership sono al 90% digitali in Sicilia, che è una follia, a mio avviso intellettuale. Forse il digitale, per chi è capo di un'azienda, ci permette, diciamo, di accelerare questo percorso. Ok, per andare al pratico, quello che abbiamo fatto, al di là di questo investimento, perché tutto l'investimento l'abbiamo messo in training essenzialmente, quello che abbiamo fatto, non tanto grazie a me, perché questo è un altro tema, no? A capo dell'azienda dice devi fare un percorso digitale, no? Investire in tempo, persone e un sacco di soldi, perché il milione di euro che noi abbiamo investito, per dirvi, è solo Italia. Se pensa a quanto abbiamo investito in Europa, sono tanti soldi. Il tema vero è che io non sono in grado, cioè a me a casa mi chiamano Fliston con la clava quando devo accendere l'Apple TV, e io non sono in grado di guidare un processo, diciamo, di trasformazione digitale. Quindi la prima cosa che ho fatto è, qua presente, fra l'altro lo volevo ringraziare, è di portare a bordo di chi masticava, fra l'altro non nel pharma, da 30 anni il mondo dell'innovazione del digitale, che è appunto Salvo Mizzi, e grazie a lui e al team abbiamo iniziato a fare delle cose. Le cose che abbiamo fatto per annoiarvi sono, e questa è la prima lezione, non da soli, non ci siamo costruiti l'ennesima piattaforma di telemedicina, ma siamo andati a fare scouting, in questo caso con una grande piattaforma, quella di Enel X, per sfruttare già quello che c'era. Poi noi ci mettiamo, diciamo, il nostro know-how nel pharma. La stessa cosa che è la slide, se potete andare successiva, a proposito di intelligenza artificiale, abbiamo diciamo sviluppato una piattaforma verticale per medici e per farmacisti, diciamo che è una chat box evoluta, quindi con un modello tipo appunto di intelligenza artificiale, però verticale, quindi non si prende le allucinazioni che si può prendere diciamo i sistemi di intelligenza artificiale più diffusa. E anche questo è un altro esempio dove l'azienda non decide di costruirsi le soluzioni in casa, perché in questo caso siamo andati a prendere appunto questa piattaforma di intelligenza artificiale che si chiama Eltivi, e anzi ringrazio, diciamo, abbiamo qua un rappresentante, e perché riteniamo che per velocizzare innovazione in azienda e portare strumenti innovativi bisogna non reinventarsi la ruota. In sintesi, mi puoi mettere le slide successive? Quella dopo? Ecco. In sintesi riassumo in tre capoversi quello che stiamo facendo. Allora, abbiamo sviluppato una piattaforma, diciamo, di open innovation, quindi ogni 3-4 mesi lanciamo delle call, questa è la prima fatta a novembre con PolyHub, abbiamo invitato 10 startup, ne abbiamo trovata una e cerchiamo di portarcela a casa. Questo è il modello che cerchiamo di mettere a terra. Dell'innovazione che parte dal basso, come dicevamo prima, distribuita. Sì, sì, l'innovazione che parte dal basso, che sposa un po' quello che dicevo, non è l'innovazione che parte da un headquarter che è destinata per definizione a fallire, perché ci confrontiamo con grandi colossi internazionali, ma rientra nella filosofia di essere vicini al cliente. Quello che dicevo prima, no? Io da informatore entravo al Policlinico Umberto I, non con la piattaforma mondiale, ma chiedevo di cosa avete bisogno, avete una necessità, co-identifichiamo se c'è un problema. E oggi poi c'è la co-costruzione della soluzione, ripeto, che al 90% delle volte è
di tipo digitale, no? E la stessa cosa vale per il tema dell'open innovation. Non a caso ci siamo portati a casa un po' il nostro Maradona dell'open innovation, che appunto è Salvo Mizzi, che ci ha insegnato questa cosa, che l'innovazione parte dal basso. Quindi in questo caso parte da le startup, che sono chiaramente briefate in base ai match delle esigenze dell'azienda, e su quello poi facciamo in maniera continuativa, diciamo, delle call. L'altro tema è quello che vedete, è il verse e le letture ricordati, che rimatcha sul tema delle persone. Infatti doveva andare prima come capitolo. Abbiamo costruito una piattaforma di contenuti e tecnologie, e soprattutto una volta ogni mese e mezzo facciamo una lettura, invitando, l'ultima che è venuta è la Cristoforetti, delle persone che parlano di innovazione in generale. Qui è un'innovazione molto lontana, e perché? Con l'obiettivo che vi dicevo all'inizio, per portarci a bordo le persone. Questo è un investimento difficile da sostenere in azienda, perché io quando vado a chiedere €1 milione in training a un fondo di investimento, mi dicono che sono follo, vogliono vedere il più grande CRM o qualcosa di concreto, no? Andare a dire che spendi €1 milione, poi purtroppo, come sapete, il circolo vizioso del training è che gli devi dare un continuità, quindi gli devo chiedere un altro milione nel 2024 senza dargli qualcosa da toccare, è sempre un investimento importante. Quindi fatemi dire, anche un tentativo di leadership coraggiosa di investire in letture o in piattaforme come Elverse. L'ultima cosa, che poi penso anche l'ultima slide, se ti chiedo il favore se puoi andare avanti, e proviamo ad abbracciare anche il tema del digital therapeutics. Qua tutti li conoscete, se ne parla tantissimo, forse ancora non se ne mettono a terra tantissimi. Anche qua il messaggio è quello della ruota, no? Che io ho imparato di nuovo, poi non lo cito più, da Salvo. Non è che l'azienda si deve reinventare la ruota e partire a creare l'ennesimo digital therapeutics, ennesimo, fatemi dire, forse non in Italia, nell'ambito del cardiovascolare o nell'ambito delle altre aree dove non siamo. La nostra scelta è stata una scelta, secondo me, di buon senso, che è quella di partire da chi sta un po' più avanti, no? Quindi abbiamo fatto un mapping molto strutturato di digital therapeutics che ci sono a giro per il mondo, penso la Germania, e il tentativo che si portano dietro investimenti, output clinici molto importanti, e il tentativo è di scegliere quelli che ci sembrano a noi prioritari e di portarli in Italia, che mi sembra anche questo fa parte di un processo, fatemi dire, di buon senso, no? Poi è più bello dire io sono partito, ho creato l'innovazione radicale, ho fatto il mio digital therapeutics. Mi sembra, come capo d'azienda, una delle cose più stupide, perché vuol dire non sapere lavorare insieme e riconoscere un paese, per esempio come la Germania, che è partito un po' prima, e quindi forse vale la pena adattare il loro digital therapeutics al digital therapeutics italiano. E chiudo dicendo, con l'ultima slide, che mercoledì in Ricordati Italia abbiamo, diciamo, un meeting fuori che è essenzialmente molto focalizzato sull'innovazione. E se mi permettono l'ultima slide, questa slide, che sembra che non c'entra niente con l'innovazione e il digitale, è un invito ai miei, quindi l'ho proprio rubata dalla presentazione che farò vedere mercoledì 17. Il tema vero, almeno in Ricordati, è che il digitale, l'innovazione costringe le persone, o meglio, velocizza il processo delle persone a lavorare insieme, perché non esiste offrire a un cliente una piattaforma con solo la prospettiva della direzione medica o della direzione marketing o dell'accesso, no? Quindi costringe a mettere insieme le persone. E io dico che è la cosa più bella al mondo, perché questo è un TED Talk, il mio preferito, tutti conoscete TED, dove
nello studio più lungo del mondo, se non lo sono stati spesi un sacco di billion, se non sbaglio siamo alla quarta generazione di coordinamento, al di là della dieta mediterranea e del microbiota, sembra che uno degli elementi che fa vivere di più le persone più felici sia lavorare insieme. E penso che quello di rompere i silos nell'azienda è una sfida che almeno noi ricordate abbiamo, il digitale ci aiuta e ci può aiutare tantissimo. Grazie.